Tra poco, sul canale 17 di Fano TV. L'informazione locale. Percorre contro mano l'autostrada adriatica tra Fano e Pesaro, gli agenti lo bloccano, lui si giustifica. Non so perché mi trovo qui. Ore frenetiche per i sindaci che sabato mattina si incontreranno per la seconda riunione di area vasta per decidere il sito del nuovo ospedale. Centro Storico off-limits per l'arrivo a fano del presidente del Senato Pietro Grasso. E il Natale che non ti aspetti un calendario ricco di iniziative di eventi in 18 comuni di tutta la provincia. In diretta dopo il telegiornale Missione Salute, questa sera ospiti i medici del reparto di ematologia dell'ospedale di Muraglia. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Buonasera, ed è l'appuntamento con l'informazione sul canale 17 di Fano TV. Cominciamo dalla cronaca. Viaggia contromano in autostrada sull'A14. Eh, tra Pesaro e Fano. È stato fermato dalla polizia autostradale. E agli agenti l'uomo ha detto: non so perché mi trovo qui. Hanno rischiato grosso gli agenti della Polstrada di Fano sulla tratta A14 in direzione sud nei pressi di Pesaro, mentre prestavano soccorso ad un mezzo pesante in panne sulla corsia di emergenza. Ci è mancato poco che non fossero travolti da un autocarro impazzito. Il mezzo era guidato da un settantenne ravennate in evidente stato confusionale. Dopo aver percorso diversi chilometri, zigzagando pericolosamente e costringendo molti automobilisti a brusche manovre per evitarlo, l'uomo ha inforcato la corsia d'emergenza, delimitata dalle fiaccole per un mezzo in avaria, e l'autocarro è piombato sugli agenti che prestavano assistenza al mezzo, che solo grazie alla loro prontezza di riflessi sono riusciti a scansarlo appena in tempo. Il ravennate fermatosi poche decine di metri dopo, una volta fuori dal mezzo, ha incominciato a pronunciare frasi sconnesse e senza neppure ricordare il proprio nome. Non si era nemmeno reso conto di essere in autostrada ed ha dichiarato di essere uscito di casa per buttare la spazzatura, non riconoscendo nemmeno il mezzo sul quale si trovava. Le indagini degli agenti hanno scoperto poi che l'uomo aveva la patente anche revocata e che il mezzo gli era sì stato prestato da un suo conoscente. Il settantenne poi è stato affidato alla famiglia, già in agitazione per le ore di assenza da casa. Infatti l'uomo per l'intero pomeriggio ha vagato in autostrada, entrando ed uscendo anche senza pagare il pedaggio. C'è mancato poco, quindi, che non imboccasse l'autostrada contromano, come già accaduto in passato. Adesso apriamo la pagina della sanità perché mancano pochi giorni alla riunione di tutti i sindaci dell'area vasta convocati dal Presidente Gambini. Ci sono alcune manovre che stanno facendo, sono ore frenetiche per alcuni sindaci. Oggi per esempio si sono dati appuntamento per la terza volta a Piagge. Uh, alcuni primi cittadini, noi siamo andati uh, a, ad intervistare il capofila uh, Baldelli di Pergola, sentiamo e sentite che cosa ci ha detto. Sono diventati 13 i sindaci del patto di Piagge o Roveresco, come si sono ribattezzati. Ultimi entrati a far parte del club San Giorgio di Pesaro, Barchi e Orciano. Forti di questi numeri, ed in vista della nuova assemblea dell'area vasta, prevista per sabato prossimo, avanzano una richiesta ben precisa, da contrapporre alla visione monocentrica della Regione per la sanità provinciale. Le nostre proposte sono molto chiare, lo sono da tempo, sin dall'approvazione del piano sanitario regionale, che a pagina 225. Per prevede la realizzazione di un unico ospedale per l'esigenza eh, di base eh, della nostra area vasta. Eh, citando testualmente le parole dell'attuale piano sanitario ormai scaduto, perché era un piano sanitario 2012-2014, si prevede un'unica struttura ospedaliera che d'altronde, come già successo, chiude alcuni ospedali del nostro territorio, già successo a Fossombrone, Cagli e Sasso Corvaro, nel brevissimo periodo succederà anche con l'ospedale di Fano e con il conseguente depotenziamento dei gli ospedali di Pergola e Fossombrone. Quindi risulterà molto chiara la nostra posizione anche sabato prossimo: no a questa filosofia del piano sanitario regionale, sì ad un nuovo piano sanitario che tuteli l'assistenza ospedaliera in maniera omogenea su tutto il territorio regionale, d'altronde come già prevede la legge regionale del 1996 in materia eh, sanitaria proprio per la nostra eh, regione, ma eh, sì quindi a più ospedali, sì a ospedali su più sedi all'interno del nostro eh, territorio, no all'ospedale unico, sia che esso sia previsto a Fosso Signore, sia che esso sia previsto a Muraglia. come. Eh, vogliono e vorranno decidere alcuni nostri eh, colleghi eh, nella prossimo eh, comitato e conferenza di sindaci di Aria Vasta convocata per sabato. Quella conferenza di Area Vasta non farà altro che chiudere i nostri ospedali. E c'è tesa anche per quello che dirà il sindaco di Fano Massimo Sere, che è rimasto fermo più o meno sulle sue posizioni. Ma lo abbiamo intervistato poco fa, eh, proprio su questo argomento. E abbiamo chiesto che cosa eh, appunto dirà eh, nel prossimo appuntamento e ai suoi 58 colleghi, che sabato mattina si riuniranno eh, in assemblea. Sindaco allora la situazione sta diventando molto calda, lei sta prendendo delle decisioni importanti in queste ore. Sì, sta diventando calda, ma sono contento perché le cose si stanno scoprendo e i fatti mi stanno dando ragione e sono sempre più convinto di aver fatto le giuste battaglie difendendo questo territorio, difendendo l'onore di questa città. Sono contento anche dell'ultimo consiglio comunale dove anche una parte dell'opposizione ha capito che in certi momenti bisogna essere uniti verso un obiettivo comune, perché questo riguarda la sanità e riguarda la salute riguarda tutto il territorio. L'assemblea di aria vasta di sabato ovviamente è un agguato e si capisce tanto chiaramente, fa scoprire i reali, le reali intenzioni che c'erano a monte da parte di alcuni e non parlo ovviamente del nostro, della nostra città e di quelli vicini, non tutti onestamente. E dove si vede il tentativo chiaro, la volontà di esprimere una forza di una parte politica di andare verso Muraglia, sapendo che è uno dei siti peggiori che ci sono per una serie di problematiche oggettive che non si è inventato il sindaco di Fano, ma che hanno scritto tecnici, professionisti, che la stessa regione ha evidenziato in un'indagine tecnica effettuata qualche anno fa. Ecco, chi le rimprovera di aver fatto l'operazione Chiaruccia come un'operazione di facciata, cosa risponde? Beh, questa è la dimostrazione che non c'è stata facciata, ma soprattutto rispondo anche a chi, volutamente, ma nel gioco della politica queste cose si conoscono, eh, che il sindaco di Fano era succube del sindaco di Pesaro, del PD provinciale, si è dimostrato che così non è, anzi. Il sindaco di Fano in più occasioni ha posto dei paletti e se oggi non abbiamo subito alcune scelte è grazie a questo atteggiamento. C'è una cosa che mi ha disturbato e mi sta disturbando anche in queste ore, che certi sindaci che dovrebbero essere vicini eh, anche per una vicinanza territoriale. Verso certe posizioni sono su altre e lo fanno in modo non chiaro. Allora non si deve giocare in modo subdolo, traendo in inganno anche alcuni sindaci, facendoli firmare una cosa, portandoli a votare un'altra e soprattutto. Se si fanno delle scelte bisogna metterci la faccia, nomi e cognomi e votare in modo visibile, in modo tale che poi ogni sindaco possa rispondere ai propri cittadini. Perché è ingiusto e non sarebbe leale che alcuni sindaci votano verso certe direzioni e certe cose non le spiegano ai propri cittadini. Cosa pensa del, insomma, dei sindaci che si stanno riunendo a, a Piaggio? Loro sono una formazione che sono diventati anche 13, hanno espresso un altro pensiero. L'invito che io gli rivolgo è prendere atto che poi c'è un momento in cui... La regione che ha la competenza esclusiva sulla sanità va avanti la realizzazione del nuovo ospedale, allora io invito loro che debbano prendere posizione, perché non prendere posizione significa favorire certe scelte che poi possono rimpiangere. E' l'invito vero che faccio ai sindaci delle vallate del Cesano e del Metauro di essere uniti, ognuno mantenga le proprie posizioni, che siano chiare nei confronti della gente e Chiaruccia su questo aspetto è oggettivamente il sito migliore. Centro storico di Fano Flimitz, venerdì domani per l'arrivo a Fano del Presidente del Senato Pietro Grasso. Domani per Fano sarà un altro giorno che segnerà un passaggio importante nella vita pubblica della città e dell'intera comunità fanese. La seconda carica dello Stato per importanza, il Presidente del Senato, arriverà nella Città della Fortuna. Alle 16.30 Pietro Grasso farà il suo ingresso nel Teatro della Fortuna, già colmo di autorità e cittadini, per assistere alla cerimonia di consegna della cittadinanza onoraria al piccolo Divine, il bimbo nato a bordo della nave di Medici Senza Frontiere dopo una tragica traversata in mare a Assieme alla madre, Collins, dalle coste africane. Dopo l'ino di Mameli e quello alla gioia, cantato da più di 100 bambini che riempiranno il primo ordine di palchi e diretti dal Maestro Giorgio Caselli, ci sarà il saluto ufficiale del Sindaco di Fano, Massimo Seri, che sarà accompagnato sul palco dall'assessore Marina Bargnesi e dalla presidente del Consiglio Comunale, Rosetta Fulvi. Si alterneranno sul palco studenti delle scuole del Nolfie e della Padalino, gruppi etnici che eseguiranno canti tradizionali e anche i rappresentanti del Consiglio dei bambini che rivolgeranno direttamente al Presidente Grasso una domanda a nome di tutti i bambini fanesi, poi la consegna della cittadinanza al piccolo Divine ed infine a prendere la parola sul palco del Teatro della Fortuna l'ex magistrato, procuratore antimafia ed amico di Falcone Borsellino, Pietro Grasso, per un saluto ufficiale. Notevole lo spiegamento di forze in campo ed il protocollo di sicurezza a tre livelli messo in atto dai reparti speciali delle forze dell'ordine prevede cani molecolari e tiratori scelti. Una piazza blindata, ma solo per poche ore, e ostaggio però anche della solidarietà. Un reporter di strada ci ha segnalato, adesso apriamo dunque la pagina delle segnalazioni: ci ha segnalato alcuni sfalci di, di erba sul, abbondanti lungo i fossi a ridosso della nazionale sulla ciclabile che collega Fano e Pesaro nel tratto fino a Fosso Seiore. Come si vede dalle immagini ci sono anche alcuni sacchi di plastica contenenti le potature che sono stati lasciati lì. Il segnalatore fa presente anche che durante le abbondanti piogge dei giorni scorsi i fossi e i canali a bordo strada non potendo ricevere l'acqua piovana perché intasati hanno praticamente reso impraticabile eh, tutta la eh, pista ciclabile che appunto è stata eh, completamente invasa dall'acqua. Si chiama Il Natale che non ti aspetti ed è un ricco calendario di eventi e manifestazioni che si snoderanno per tutto il periodo natalizio in 18 comuni. Eh, noi questa sera vi diamo un'anteprima, un'anticipazione di, di questi eventi. Vediamo. Natale ha in sé la magia della sorpresa, del momento più bello che arriverà magari scartando i regali sotto l'albero e l'emozione per la cadenza rituale e la sacralità religiosa della nascita di nostro Signore Gesù. Il Natale è tutto questo, un insieme di emozioni e ritualità che fanno di questa festa la più bella dell'anno. Da tempo nella nostra provincia si lavora, proloco ed istituzioni per fare di questo momento dell'anno un vero punto di riferimento del centro Italia per le iniziative natalizie. E così è nato il Natale che non ti aspetti, mettendo a segno anche uno storico gemellaggio con il mercatino più famoso d'Italia, quello di Bolzano. Bolzano che porterà sul territorio eh, dei mercatini, quindi anche dei gemellaggi di tipo eh, culturale ed enogastronomici che, eh, per innalzare anche il livello delle eccellenze e trasferire le nostre eccellenze anche in altri ambiti. Per l'edizione di quest'anno si partirà tra pochi giorni con i mercatini di Monbaroccio ed un fitto calendario che coinvolge 18 comuni in diverse tipologie di manifestazioni puntando sull'artigianato artistico e sulle tipicità enogastronomiche affiancate a bellezze storiche, artistiche e culturali di cui la provincia è ricca. È un Natale che non ti aspetti, è pieno di iniziative in tutti i nostri borghi per i bambini, eh, per i grandi, ce n'è so, veramente per tutti i gusti, veramente un Natale che non ti aspetti organizzato con passione e con amore da tutti i nostri volontari della Proloco che sono più di 5.000 volontari nel nostro territorio provinciale. Quindi vi invitiamo a venire nel nostro territorio provinciale, vi invitiamo a venire a visitare i nostri borghi perché veramente ci sono delle attrattive che non si possono descrivere ma si possono solo venire a vedere. Il nucleo specialistico SDAI della Marina Militare di Ancona, con il supporto della Guardia Costiera di Pesaro, ha individuato e recuperato l'ordigno Belli con grosso calibro convenzionale di artiglieria, segnalato già il 7 di novembre scorso in mare all'altezza di Baia Flaminia. La grossa munizione, una volta rimossa, è stata fatta esplodere in sicurezza al largo della costa pesarese su un fondale di 13 metri. La Capitaneria di Porto invita a segnalare prontamente eventuali ritrovamenti, anche se solo sospetti adottando la massima prudenza ed evitando ogni contatto con l'oggetto rinvenuto, pur se di ridotte dimensioni. E attenzione ai lavori di asfaltatura in superstrada, nel tratto che va da Lucrezia a Bellocchi di Fano, infatti c'è uno scambio di carreggiata in direzione mare. Eh, Tant'è che questa mattina alle 7 probabilmente per una distrazione del conducente quest'auto non, non si è accorta della segnaletica l'autista, il conducente non si è accorto della segnaletica ed è finito sopra come vedete il guardrail eh, quindi attenzione a questi lavori che dureranno ancora nei prossimi giorni In diretta dopo il telegiornale invece, occhio alla notizia c'è Missione Salute, eh, questa sera si parlerà Interverranno i medici del reparto di ematologia dell'ospedale di Muraglia per intervenire in diretta. Lo sapete, c'è il nostro numero fisso 072 186 14 33. Con questo chiudiamo qui il nostro telegiornale. Grazie per averci seguito. A voi tutti i auguri di una buona serata.